l'app ci mette nella condizione di poter correre alla stessa velocità del virus. Il contact tracing implica che le autorità sanitarie individuino rapidamente tutti i contatti di un paziente confermato Covid-19. Dal telefono, solamente dopo che il medico ha accertato la positività, verrà trasmesso il messaggio che dirà: potresti essere entrato in contatto con qualcuno che ha il Covid. Questo richiede un supporto dei telefonini molto ampio, 60% della popolazione che se lo installa, i cellulari diciamo da 50 euro difficilmente avranno questa applicazione a bordo. Non tutti sanno che l'applicazione iPhone su iPhone non si parla. Mi sono chiesto anch'io, ma io la scaricherei l'app? Il contact tracing digitale non rimpiazza il contact tracing tradizionale, ma lo complementa. Finché la capacità di fare i tamponi, per intenderci, rimane quella di adesso, cioè che non si capisce qual è, questo proprio rischia di minare in radice l'utilità della soluzione tecnologica. Questa app va messa, diciamo, nel contesto di tutta una serie di altre procedure organizzative e sanitarie che sono essenziali. Quello che è il paradigma che l'OMS ha descritto come test, trace and treat. L'algoritmo di analisi dei dati, quanto incide sulla vita e le scelte poi della società? Sarà anche molto difficile riuscire a capire, ad esempio, quali sono le aree di rischio. Dov'è che rischiamo? Rischiamo di più al supermercato o rischiamo di più in fabbrica? Una considerazione in merito alla utilità ed efficacia. L'idea appunto che la scelta di usare questa applicazione sia volontaria. Temo però che l'utilizzo volontario dell'app la renda pressoché inutile. All'atto pratico decide il medico se un contatto è un contatto ad alto rischio o decide l'algoritmo. L'idea di andare a cercare delle soluzioni che siano localizzate o nazionali ci porta poco lontano. In Europa comunque ci sono le condizioni, le competenze tecniche e giuridiche per fare un contact tracing comunque rispettoso, diciamo, inserito in un quadro democratico, che non abbia bisogno di come dire, soluzionismi tecnici cinesi o di questo tipo. In teoria, come cittadino, io dovrei fidarmi del mio Stato, ma dovrei fidarmi anche degli altri 26 Stati. Una volta che so quali sono le regole, le procedure per la trattazione dei dati, posso fare l'app.